Benvenuti a questa videoanalisi del 5 novembre dedicata alle principali valute del mercato del Forex e poi daremo come sempre alla fine uno sguardo anche alla situazione del metallo prezioso, ovvero l'oro. Cominciamo con l'andamento vedendo il grafico dell'euro-dollaro, eccolo qui. Euro-dollaro oggi in ripresa, vedete dopo questo è un grafico giornaliero, dopo quindi una serie negativa, praticamente quella tutta l'ottava scorsa, praticamente tra partito dal 28 ottobre, dal lunedì della settimana scorsa è partito questo ritracciamento dopo aver toccato il massimo, aver registrato un nuovo massimo dell'anno a 1,38 e 32, appunto 25 ottobre. C'è stato quindi questo ritracciamento di quasi 4 figure a 400 pips. Per il momento si è appoggiato, si è adagiato su questa trend line, questa diagonale supporto dinamico, e oggi, come vedete, si naviga a ridosso di 1,35. Ovviamente molto dipenderà da quello che accadrà dal meeting della BCE di giovedì prossimo. Ripeto quanto già detto nella videoanalisi di ieri: molti legano questo andamento al ribasso. Il mercato praticamente dicono, affermano che stia già scontando un possibile taglio dei tassi nel meeting della BCE che ci sarà appunto giovedì prossimo. L'annuncio è come sempre alle 13:45 e poi soprattutto da seguire con molta attenzione la conferenza stampa di Mario Draghi. Sterlina strappato sopra 1,60 dopo la pubblicazione del PMI servizi ai massimi livelli che non toccava dal 1997, quindi ancora notizie macroeconomiche positive per il Regno Unito, e la sterlina, come vedete, ha colto l'occasione per strappare. In questo momento siamo a 1,6051 con un massimo registrato poco sopra 1,6062. A questo punto vediamo anche l'euro contro la sterlina, che ovviamente è in deciso calo e punta a questo primo supporto dinamico e poi questo statico in area 0,8350. Il dollaro yen fallisce ancora una volta l'aggancio a quota 99, così come era successo nei giorni precedenti al pericolo shutdown, al pericolo default americano, quindi il periodo dello shutdown. Queste due date praticamente qui, 17 e 18 ottobre, 16 e 17 ottobre, e poi 17 ottobre c'è stato il crollo con l'abbassamento del rating da parte di un'agenzia cinese, del downgrade dell'agenzia cinese sul rating americano. Il dollaro yen che faticosamente pian pianino era ritornato verso 99, anche qui questa volta sembra respingere questo tentativo. Qui anche vedete c'è vicina una resistenza dinamica. L'euro yen è in fase di test di questo supporto dinamico di cui praticamente parlavo nel Forex Trader Weekly Meeting della settimana scorsa, il webinar gratuito che tengo settimanalmente, che vi invito eventualmente anche a registrarvi per poter porre anche le vostre domande relative alle vostre operazioni che avete in corso, così come anche faccio della formazione, si fa della formazione, alcuni spunti come quello di la settimana scorsa si parlava di i quantitativi giusti da utilizzare. Torniamo alle analisi. Australiano, durante questa mattina c'è stato il meeting della Banca Centrale Australiana, il primo della serie dei tre che ci saranno questa settimana, giovedì BCE e Bank of England. Quindi attenzione anche la sterlina, al discorso che abbiamo appena visto dell'andamento sulla sterlina per chi prende posizioni su questi cambi contro GBP. Dicevo l'australiano questa mattina, quindi alle 4:30, la Banca Centrale Australiana ha lasciato i tassi al 2,50%, che è il minimo storico, e ha ribadito il concetto che di una moneta, la propria moneta, ancora sopravvalutata nei confronti del dollaro americano. E se vediamo il grafico a un'ora si vede il calo che c'è stato, cominciato già dalle 2. E poi si è accentuato dopo lo statement che ha accompagnato la decisione di lasciare i tassi invariati al 2,50%. Tornando al grafico giornaliero, vediamo che sta lavorando questo supporto dinamico, questa trend line. Per il momento due tentativi sono stati respinti e adesso c'è una prova a rialzarsi, a rialzare la testa e ritoccare, magari risalire sopra quota 0,95. Neozelandese, anche qui neozelandese ha accusato il colpo, ovviamente se guardiamo il grafico orario sono strettamente correlati, ha accusato il colpo anche se in misura inferiore rispetto all'australiano per quanto riguarda le notizie della notte. Abbiamo visto già prima sul grafico giornaliero che sta per violare una resistenza dinamica di breve, e attenzione per quanto riguarda il neozelandese, questa sera intorno alle 23 ci saranno i dati sull'occupazione, quindi
probabilmente attesa volatilità per quell'ora, quindi per chi trada, chi usa fare trading su cambi contro NZD e AUD, attenzione questa sera perché ci saranno i dati sull'occupazione, mentre per l'Australia ci saranno nella notte tra mercoledì e giovedì. Passiamo a dare un veloce sguardo al dollaro americano contro il canadese che, dopo aver toccato questa resistenza dinamica per il momento, si è fermato su 1,04 e oggi ha toccato anche 1,045. Il dollaro franco-svizzero anche sente odore di resistenza dinamica, questa qui è anche statica, in area 0,9175-0,92 praticamente, che era anche un supporto che è stato violato qui in occasione 18 settembre, in occasione del meeting della Federal Reserve. Vediamo l'oro, non c'è molto da segnalare, praticamente il mercato è fermo dopo i forti movimenti dei giorni scorsi e per il momento sta consolidando verso i 1310-1315 dollari e ora come ora la tendenza sembra abbia qualche intenzione appunto a puntare prima i 1300 soglia psicologica e poi il primo supporto statico è in area 1270. Nella parte alta il primo riferimento grafico è questa resistenza dinamica, ma è abbastanza distante, quindi per il momento vedremo quello che sarà la situazione sul mercato dell'oro. Chiudo quindi ricordandovi quello che è il mio blog, agirefx.blogspot.it. Si avvicina la data del corso di trading su Forex di Milano, sabato 16 novembre. Ci sono ancora dei posti, gli ultimi posti disponibili. Lunedì prossimo si chiudono le registrazioni, quindi per chi fosse interessato può scrivermi a renato.decaroli@gmail.com. Gli argomenti saranno quelli trattati, gli stessi che vengono trattati durante i corsi individuali via internet, ovvero Forex. In generale, tutte quelle che sono le dinamiche del Forex, i market mover da seguire con una particolare attenzione, l'analisi tecnica che tende ad individuare quelli che sono i movimenti passati, quindi i movimenti che spesso e volentieri fanno le mani forti del mercato, gli istituzionali, come volete poter chiamarli in tutti i modi. Comunque, l'analisi tecnica va a studiare questi comportamenti per poi cercare di prevederli in futuro e quindi delle strategie da utilizzare, soprattutto con le candele Aikinashi che oramai stanno tornando molto di moda e danno davvero dei risultati anche molto molto positivi. Per qualsiasi informazione per adesione potete scrivermi al mio indirizzo email che è renato.decaroli@gmail.com. Grazie per la cortese attenzione, buona giornata e buon trading!